Allora, carissimi signori, e anche quest'anno siamo qui al nostro appuntamento col Modena Baskers Festival. Grazie a Filippo Daniele Ravaglioli che ci dà sempre questa opportunità di poterci incontrare con voi che verrete qui al Modena Baskers Festival nel Parco Amendola per poter pubblicizzare le nostre attività. E come sempre sono qui con le carte di Pinocchio, le fantastiche carte di Pinocchio che voi ormai conoscete già tanto bene e con le quali ci esibiremo qui in questa manifestazione per fare una lettura sulle dinamiche che sono alla base dei conflitti della nostra esistenza. Come voi sapete, vi dicevo già in altre occasioni e in altri eventi, io mi occupo di terapie per il rilascio di blocchi emozionali, significa che lavoro nell'inconscio attraverso un'introspezione, una forma di training che va a scavare quelle che sono gli schemi non funzionali e le dinamiche bloccate a livello dell'infanzia e che creano appunto disagi nella nostra vita quotidiana. Ma svolgo questo tipo di attività oltre che come terapista per il rilascio emozionale con terapia individuale e terapia di gruppo, anche in questo modo giocoso, utilizzando appunto queste figure che sono tratte dalla fiaba di Pinocchio, in generale dalle fiabe, essendo queste archetipiche, cioè contenendo una serie di messaggi che fanno parte del nostro essere umani e che quindi descrivono il viaggio iniziatico della coscienza umana attraverso quelli che sono i passaggi dell'esistenza e che portano l'essere appunto all'evoluzione. Allora noi vi aspettiamo anche quest'anno qui al Modena Basket Festival insieme a tantissimi artisti e svolgo appunto questa attività in un festival di artisti di strada, essendo io anche un artista, nascendo quindi dall'arte, dal teatro, dal canto lirico, ma nell'integrazione con il lavoro di introspezione esce fuori questa commedia psicoallegorica attraverso l'uso delle carte e delle chiavi. Io vi aspetto.